sul principio, scusate, viene questo qua, si basa sul principio che ci sia la cosa si prenderà, no, l'elastica plastica, in fondo l'elastico di plastica, però quella parte di che è successiva, cioè dell'auto del centro, molto dopo propriamente detto. Questo potrebbe essere un buon punto per una diatriba filologica sul, a proposito di sessualità. No, ovviamente era un modo scherzoso, anche per testimoniare che li ho letti davvero e con attenzione e che sono proprio belli. C'è qualcuno che vuole... Sulle auto leggeri c'è un po' di dibattito aperto, li devo approfondire e non ho ancora trovato una letteratura esauriente su questo punto. Un altro tema controverso, per dire come poi innescano le discussioni più strane. A un certo punto si fa il caffè con la moka. Io sono convinto che ci fosse una signora che abita giusta per dire, dice no, guarda che la moka non c'era mica, c'era la napoletana, io sono napoletana allora. E quindi nella prossima edizione approfondirò l'autoreggente, ma probabilmente metterò la napoletana al posto della moka maternale, che davvero poi si entra nei dettagli e quando scivolo su una buccia di banana mi spiace. Invece tu dici giustamente, infatti lì nell'ultimo record ho dovuto proprio farlo perché lì il riferimento storico è molto preciso e lì non ci si scappa. Io cito con certa data, una certa vista di Mussolini che va a dare una strigliata a questo reparto, dice voglio il record, voglio un certo record che anche gli inglesi lo tradotto in miglia lo capiscano bene, che non è mica un'invenzione, ovviamente citatissimo nei libri di storia dell'aviazione, ma se voi fate, andate su Google o su YouTube e digitate Mussolini idrovolanti di Desenzano, vi esce un filmato bellissimo, interessantissimo, di Mussolini che sa, si può, eccetera, eccetera. Non dicono che lui fece una caldissima esortazione al reparto a portargli questo record finale definitivo che umiliasse gli inglesi. E difatti, ecco, il secondo è stato un po' impegnativo proprio perché ci sono dei personaggi, poi ci sono delle coincidenze che a me fanno venire leggermente i brividi, perché nel personaggio, nel secondo, l'ultimo record, entra in gioco un pilota che morì di questo reparto. Mi capita di andare, oh madonna, adesso ho una smemoratezza, in un paese del Polesine, ma ci finisco veramente per caso, e scopro che magari qualcuno di voi mi può aiutare, comunque qui mi sa che è indicato. Badia Polesine, i monti. Insomma, vado a vedere questo paese, incuriosito perché ci sono delle ville palladiane. Giro e scopro che è il paese di Matteotti, c'è la casa con il museo di Matteotti, bellissimo, interessantissimo andare a vedere. Mi aggiro ancora, ma io stavo veramente pensando alla trama e stavo per scriverlo e mi imbatto in una lapide che dice in questa casa visse il capitano Monti. Nacque, visse il capitano Monti che nel reparto di alta velocità fece dei record e delle cose. Io, capitato del tutto casualmente in questo paese, che dopo lo troviamo, trovo Matteotti, quindi quelle vicende di quella stagione lì, trovo che lì era nato il pilota, ho detto basta, questa è una vicenda che mi chiama, che chiede di essere evocata. Nel terzo, proprio perché era stato comunque impegnativo, perché dici benissimo tu, far parlare di personaggi storici che sono vissuti, dargli credibilità e metterli accanto dei personaggi di fantasia è un esercizio che a me crea un po' di ansia, di risultato. E allora nel terzo, nella Villa Romana con Delitto, sono stato un po' più libero, ci sono dei riferimenti storici puntuali, appunto le grotte di Catullo come erano, ma non c'è un personaggio storico così direttamente implicato nella vicenda, però... C'è un essere che esiste lì, veramente ho raccontato un essere che ha vissuto con me per 16 anni, 15 anni, che era il mio cane, perché nella vicenda c'è questo delitto, l'uccisione dell'archeologo, ma il povero Sarturi, come capita spesso nei commissariati, ha anche un caso assolutamente banale da risolvere, spariscono a Salone degli animali. Sparisce il gatto della sua signora Dubini, che è la sua affitta camera, perché lui abita nella fossa di Salò, che è quella via che è stata ristrutturata recentemente, quella via alberata. Lui è in affitto lì in due stanze dalla signora Dubini nella fossa di Salò, e la signora Dubini sparisce il gatto. E lui
lui tenta di risolvere il caso dell'uccisione del grande accademico d'Italia nelle grotte di Catullus in mezzo alle scatole della signora Dubini, che vuole sapere che fine ha fatto il suo gatto. Non basta, il barista del bar Impero di Salò, Alfio, il suo amico Alfio, gli frega, lo sparisce il cane. Io come faccio a descrivere il cane di Alfio? Mi sono ispirato al mio Argo, e quindi la descrizione, che l'unico, quindi l'unico personaggio che realistico, reale, realmente esistito che c'è nell'ultimo, è un essere a quattro zampe, perché siccome quando uno convive con un cane per 15 anni conosce tutte le mine, le mosse, il modo in cui scodinzola, in cui dimostra che è contento, che è arrabbiato, allora il mio Argo è entrato da protagonista e ha persino una specie di dedica iniziale. Fratta Polesine, grazie, grazie mille. Ecco il paese di Monti e dove nasce anche Matteotti. Queste sono le due celebrità del paese, Matteotti e Monti, sono di Fratta Polesine, grazie. E quindi niente, anche lì c'è finalmente un personaggio esistito realmente, è il Meargo. Anche lì però un piccolo scrupolo, finisco davvero. Anche lì un piccolo scrupolo, perché deve indagare su queste sparizioni di animali, cosa prevedeva la legislazione a difesa degli animali. Perché non puoi mica inventarti che la legislazione, applicare o pensare che ci fosse la legislazione di oggi che è così attenta. Come venivano tutelati gli animali in quegli anni lì? Allora ho dovuto andare a vedermi il codice Zanardelli. Certo, volevo un storico tedesco. Il codice Zanardelli, esatto. Che qualcosina prevedeva, sono dato occasione di intervenire e di risolvere anche questo caso. Quindi vengono solo esattamente due casi paralleli, intrecciati, uno passo passo che ha a che fare con un gatto e un cane, l'altro con un grande accademico d'Italia che viene ucciso, però insomma, tutte e due si sviluppano e tutte e due si risolvono felicemente. Bene, signori, come avete visto, cose stelle, divertenti, non abbiamo bisogno di tante parole, anche perché lo scrittore generalmente le scrive le cose che deve dire. E quindi niente, questo incontro, se non ci sono domande, finisce qui. C'è qualche lettore, qualcuno che l'ha già letto con l'ultimo record, qui il mio amico Maurizio che mi ha letto, che è troppo buono. E niente, se volete mantenere in contatto. Il libro è uscito nell'anniversario del record, l'anniversario l'ho fatto qualche mese fa. Sì, 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 bravissimo, di fatto. Un mio amico che era lì per caso. Visto che c'era questo movimento che hanno fatto le frecce tricolore, eccetera, e a questo amico gli ho dato il lavoro di Ragni, sì, sì. E anche se questo non si interessa alle cose dell'aeronautica, però come l'ha raccontato Ragni, se uno va appunto è interessato, se non altro per motivi. No, una cosa che mi piace secondo me. Appunto Manerva, no? Hanno fatto commemorato l'anniversario, perché l'hanno fatto in particolare a Manerva, e poi sono state le frecce tricolori per solennizzare questa cosa, ma un po' di più centro era più Manerva che Desenzano, ma anche lì non è caldo. Infatti io sono stato chiamato in quei giorni lì a presentare l'ultimo record, perché questa è la cosa che a me piace anche in questi lavori. A riscoprire o far scoprire dei punti del lago di Garda che sono legati a queste vicende. Voi andate sulla rocca di Manerva, un posto straordinario, bellissimo, eccetera, eccetera, vi fate una bella passeggiata, a un certo punto vi imbattete in un oggetto strano, un prisma di cemento, che dice che sembra un po' le vecchie centraline che facevano lì caselli di scambiatori di elettricità, ma non c'è un filo elettrico, ma in più porta la linea elettrica a strapiombo sulla rocca di Manerva, cos'era? Era il casello su cui salivano i cronometristi, infatti ce n'è uno gemello giù a riva largo a San Sivino, anche quello lo scambi per una centralina di linea. No, erano i due osservatori dove si mettevano i cronometristi e prendevano la velocità, misuravano il tempo che ci metteva l'idrovolante ad arrivare da qui a là. Quindi sono due reperti archeologici di storia assolutamente non spiegati, non comprensibili, ma che li trovano una ragione d'essere. Vi dicevo prima il reparto alta velocità, chi non l'avesse fatto di voi, faccio, io poi sono un promoter del lago di Garda in queste circostanze.
passeggiata al lago da Desenzano a Rivoltella, camminare su un bellissimo percorso, avete il lago lì, quasi lo potete toccare. A un certo punto sulla destra, recinto, zona militare, attenzione, non si può entrare, grandi capannoni, bianca, e c'è persino lo scivolo di cemento da cui avveniva l'alaggio di questi, Quindi delle testimonianze delle permanenze, superato lì vogliono spazzare via tutto, fare un albergo, c'è anche una polemica locale, quindi il mio romanzo serve a tenere vivo invece la memoria di questa vicenda. Però sono dei luoghi talmente belli, pure la Valle delle Cartiere, io lo ambiento lì, il mio primo giallo, o meglio parte da lì, perché è un posto straordinario, bisogna andarlo a vedere, cioè c'è la natura, l'archeologia, l'acqua, sono tre ingredienti, l'archeologia industriale, sono tre ingredienti di una bellezza assoluta. E allora il pretesto di far ambientare lì un delitto è per dire, oh, vai a vederlo, no? perché sono posti straordinari, appunto questo qui il legame fra Manerba e il record dell'alta velocità e soprattutto poi anche di tutte le coincidenze, il bello di delle occasioni che si generano, mi invitano perché dicono guarda che degli studenti presenteranno dei progetti di riutilizzo di quel casello lì, perché è un oggetto di cui non sa che farsi, hanno chiesto agli studenti di ingegneria di Brescia di fare alcuni progetti, loro li espongono, fanno una mostra, l'anno scorso succedeva questo, a un certo punto il professore Sereno Innocenti si chiama, il professore che aveva curato tutto questo progetto, presenta, ecco, e poi dice non dimentichiamo che questo casello è diventato protagonista di un bellissimo giallo scritto da Massimo Tedeschi, e io ero in sala e non mi conosceva, non lo sapeva, è importante perché anche la rivalutazione letteraria di questo il mio ego è diventato gigantesco, sono diventato amico di Sereni Innocenti, l'ho invitato alla B, ha fatto degli incontri di disegno eccetera, quindi veramente il bello di queste cose è che si creano questi contatti, questi legami, un professore che io non conoscevo scopro che l'ha letto, si sente il dovere di citarlo, veramente non sapendo che io ero lì in prima fila che lo ascoltavo, forse adottato che qualcuno cominciava a lievitare. Questi sono i divertimenti e le occasioni, ecco. Bene signori, no, se non c'è altro, stavo dicendo, tenetevi comunque in contatto con il sito della biblioteca, perché tutti i mesi questo incontro lo facciamo, magari non sempre, ce l'hanno pure, potete concentrarvi a vedere. Facciamo anche tante altre belle cose, ma con Cesare siamo la numero. Siamo la numero, lo diamo lezioni. Un'ultima cosa per favore. La prossima volta che andrò sulla Rocca di Manerba lo seguirò con attenzione, con il progetto, perché anch'io ci ero capitato. Domanda di aeronautica. Gli aeroplani di Kafka, nel 1900 così, c'è continuità rispetto a questo periodo, cioè è stato un periodo un po' d'oro dell'aeronautica nel bresciano, diciamo che mi chiata le due. Qui c'è più una persona sicuramente più esperta di me, io posso dire questo, sono slegati, Montichiari, la Boghiera era una cosa, fanno il circuito aereo, gli aeroplani di Kafka che vanno. Quello che ho ricostruito e che ho capito io è che questa base di idrovolanti invece è un po' figlia della prima guerra mondiale, quando c'era, cioè il lago di Garda ci passava il confine, poi sono stati pochissimi scontri a fuoco, ma in quel periodo lì che viene fatto lì, e soprattutto quello era l'ormeggio, il punto dove veniva tenuto l'arancione con la Y, che era l'idrovolante a disposizione di D'Annunzio. Poi l'altra cosa strana, insomma, metto in comune delle informazioni che ho acquisito ancora una volta da Franco Rai, perché mi viene da chiedermi e quindi da chiedere a un esperto, ma scusa, ma perché erano gli idrovolanti che facevano il record? Che se c'è una cosa che uno è poco aerodinamico con questi gavoni che hanno sotto, queste due zampe, cioè viaggiavano sotto due barche per erano quelli che sono la negazione dell'aerodinamica. E lui mi ha spiegato che anche lui stesso si è fatto questa domanda e me l'ha, in termini più tecnici di quelli che dico io, me l'ha spiegata così e l'ha capita così anche lui, Franco.
Franco Ragni è anche un amico comune, con il signore che era a fila. In realtà all'epoca non c'erano ancora gli alettoni, i deflettori, quelli che hanno tutti gli aerei, no? Quando atterrano, quando decollano, voi vedete che cambia l'assetto dell'ala, ma è una cosa che viene fatta dopo, sì, che ed è fondamentale per rallentare la corsa dell'aeroplano, sì, che spingere un velivolo a fortissima velocità poneva dei grossi problemi di rallentamento e di atterraggio. Allora, qual era la superficie più morbida dove poteva frenare un oggetto volante ad alta velocità senza schiantarsi? Era l'acqua. Così me l'ha spiegata Franco e credo che sia una cosa corretta. Poi arrivano invece questi deflettori, che arrivano al motore a reazione, eccetera. Ma in quel momento lì la soluzione più tecnologica, gli oggetti che potevano andare a maggior velocità e poi fermarsi senza schiantarsi, erano quelli che atterravano sull'acqua, di cui tutta questa cosa, poi questa evoluzione stranissima. C'è anche tutta questa polemica che l'Italia dice aveva gli aerei più veloci, ma in guerra si è presentata con gli aerei meno pronti e meno attrezzati, ma perché era una tecnologia talmente strana, talmente spinta, talmente complessa e talmente fragile, e che non si prestava a fare degli aerei da guerra. Il libro volante mi l'hai fatto vedere adesso qui, fra l'altro è un disegno d'epoca molto bello, ma in realtà è leggermente infedele, perché il muso dell'aereo era molto più lungo, perché il muso dell'aereo doveva contenere due motori, uno in fila all'altro, uno che faceva girare un'elica in un senso, l'altro nell'altra, erano due eliche controrotanti, e davanti alla pilota, che non vedeva niente, c'erano 8 metri di motore. Voi pensate di tenere una tecnologia così, a metterla su un aereo da guerra che deve essere maneggevole, facile, non c'entrava niente. 8 metri era una roba che non finiva più, sto motore, e poi raggiungeva questa velocità straordinaria. E quindi vedete che io dovevo fare un giallo ambientato lì, l'ho dovuto documentarmi come ho potuto, come ho saputo, ma ho scoperto un sacco di cose curiose, di cose belle. C'era anche una, diciamo, la nostra industria non era all'altezza dei tempi, perché quando noi abbiamo fatto quel record di velocità con l'idrovolante, i tedeschi hanno superato quel record, ma con un aereo terrestre, cioè non idrovolante. Per cui ecco perché Mussolini va lì e dice piantatela perché costa troppo, certo. Perché c'era questa industria nostra che non era all'altezza, diciamo, dell'epoca, quindi era un rimedio, un ripiego, diciamo così, un ripiego. Quindi l'industria era indietro alle industrie europee, inglesi, perché gli inglesi hanno il motore che ha fatto lo Spitfire, nasce in quell'epoca, e loro avevano un motore, però erano riusciti a fare quello, noi non ce l'avevamo. E questo bimotore, in realtà un bimotore, era un ripiego fatto da un ingegnere che lei cita, e questo ingegnere muore di crepacuore, perché ovviamente i colleghi, come tutti i posti di lavoro, gli hanno reso più difficile, però era l'unico che poteva essere in grado di fare un qualche cosa. Muore nel 40 e la cosa finisce lì. Signori, grazie.